Auno Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Termina il campionato Gabicce Gradara con il settimo posto finale che vale tantissimo considerato i patemi vissuti nelle precedenti stagioni in tale categoria, un settimo posto che vale 42 punti in classifica alla pari con i Cantiano, sesti virtù dello sconto diretto vinto proprio contro il Rosso Blu. Buona la prima per Pappini per il vice ciriaco in promozione marchigiana, il rammarico forse qualche punto lasciato per strada contro le cosiddette piccole, ma che partite quelle contro le prime della classe, ancora in Senigallia bloccata tra le mura amiche sul segno X, se si pensa che l'impresa è stata sferrata anche in quel di Ancona prima dei 10 minuti finali, rimane assolutamente un campionato da incorniciare. Brava anche la società a credere negli uomini giusti e a puntare anche su qualche giovanotto a imbottire la prima squadra. Alla fine saranno 10 le vittorie complessive, 12 pareggi, 8 le sconfitte, con all'attivo 38 gol fatti e 27 quelli subiti. Tra le sorprese, dopo i 10 gol di Valfoglia, Veglio è andato vicinissimo a ripetersi anche in questa stagione, da segnalare anche le 5 reti del difensore Passeri e le 8 del bomber Fratti, arrivato dal mercato di riparazione. Alla domanda del collega Renzo Baldisserri sul futuro del Gabicce Gradara, Giampiero Ciriaco, scherzando, afferma: futuro di Pappini e di Ciriaco, quale sarà? Gabicce, tutte e due, però ci invertiamo, io primo, lui secondo, facciamo un anno per uno, no, a parte gli scherzi. Il mister so che ha già parlato con la società, penso che ci sia la volontà e le basi da entrambe le parti di proseguire il lavoro fatto quest'anno per migliorarlo, per cui io mi auguro che questa possa accadere, perché questa è una società seria, è una società che ha voglia di crescere, di fare calcio, c'è un'ottima struttura, per cui ci sono tutte le basi per impostare un lavoro per crescere e anche nel tempo magari di salire di categoria. Poi è chiaro che la mia posizione, io ho sposato un discorso con Mirko, c'è un ottimo rapporto, sicuramente se lui rimane penso che ci sia anche la mia disponibilità a proseguire questa avventura col Gabicce. Almagi, se di festa si tratta, i Gabicce Gradara tiene a finire bene la propria stagione. Il Loreto si presenta con numero 10 De Gano, un passato tra Rimini, Piacenza, Ancona, Alessandria, solo per citare alcune delle sue ex squadre in carriera. Il Loreto, raggiunta la sicurezza dalla salvezza, si presenta in esterna disputando un primo quarto d'ora da brividi, dove il Gabicce Gradara gioca in scioltezza, senza pensiero, ed ecco che Bastianoni, come alla prima in assoluto di campionato, si ricorda che il terreno amico porta fortuna. È suo il gran tiro che sbatte sul palo alla destra di Palmieri per poi infilarsi nell'altro angolo, aprendo le danze anche in campo per una festa che si tinge tutta di rosso-blu. Colori che hanno ancora il predominio territoriale quando all'ottavo, dopo una punizione a due assegnata in area di rigore, Vegliò in forma smagliante, voglioso di arrivare in doppia cifra, emette un tiro micidiale che si infila alla destra di Palmieri 2-0 dopo soli 8 minuti di gioco. Il Loreto, chiamato all'appello, si mostra assente. Grassi prova ad approfittarne con un pallonetto che si spegne alto, mentre risulta più preciso da calcio piazzato, consegnando però il pallone tra i guantoni di Palmieri. Sempre da calcio piazzato è la volta di Costa, il terzino sfiora così la marcatura. Primo acuto del Loreto alla mezz'ora, quando da traversone di pigliacampo Omar, l'altro pigliacampo, chiamasi Lorenzo, chiama l'intervento a terra Alessandrini. Ma dall'altra parte, Gabicce Gradara a mettere in ghiaccio il match. Il terzo gol d'applausi, pazienza di Vegliò, fase di fraseggio, accuratezza nell'affidare la sfera a Bastianoni, che con l'occhio di falco innesca Grassi, pronto a ricevere palle e a scaricare la sfera in fondo al sacco, per la gioia di Pappini, che vede quel calcio tanto amato proprio a lui. Ma sul 3-0 il Gabicce Gradara tira il fiato, e De Gano, che in quanto a qualità e ottica visiva e esperienza da vendere, serve la corrente piglia campo, che truffolato da scenario di rigore viene steso nettamente da Alessandrini. Dagli 11 metri si presenta lo stesso De Gano, siglando il gol dell'1-3.
L'acuto sveglia anche Spagna, che dopo una sola personale trova sulla propria strada Alessandrini a negargli la già dei gol. Squadra riposta sul 3-1 con primo piano indirizzato al direttore di gara Biagio di Tella della sezione di Ancona e di Brenda Mosca appartenente alla stessa sezione. Per la cronaca, il secondo assistente è Luca Carciofi della sezione di Macerata. L'avvio di ripresa affidato alla classe di Degano, che gioca il primo pallone in questa maniera. L'avvio è di marca ospita a cercare dalla stessa posizione di gol e prima Mandolino, successivamente Degano che inquadra lo specchio della porta, ma Alessandrini è bravo a farsi trovare pronto. Sul versante opposto Grandicelli quasi involontariamente scheggia la traversa. La replica del Loreto arriva da calcio piazzato battuto corto, pronto alla battuta Mandolino con alta risposta di Alessandrini. In Gabici Granari invece sfiori poker. La combinazione Baierani-Sabatini Begliò produce il tiro di quest'ultimo che si stampa sul legno superiore della porta difesa da Palmieri. Il Loreto produce l'ennesimo tiro dalla mattonella preferita senza trovare la via del gol, mentre dall'altra parte Fabbri, che non vuole essere da meno di Begliò, non riesce a trovare proprio l'acuto vincente. Fabbri innesca il neo entrato Andrea Maggi, che segue il movimento giusto ma non riesce a dare la forza necessaria al pallone. Si ripete con una combinazione con Begliò che porta a tiro l'attaccante in maglia numero 9, ma il pallone è lontano dal mirino. E quando il poker sembra cosa fatta, Tedesco e Marcolini si disturbano in questa maniera. L'ultima occasione del campionato arriva dalla punizione di Grandicelli terminata alta. Stretta di mano con il direttore di gara e saluto meritato con applausi convinti dai propri supporters. Un campionato, un finale di stagione all'insegna del divertimento, tanti preparativi di una squadra che dimostra di avere impiantistica, mezzi e modi per fare il salto di qualità. Ma il Gabice Gradara, come si vede da queste immagini, risulta essere soprattutto una grande famiglia. I giocatori vengono tutelati e messi nelle condizioni di esprimersi in campo. Se non fosse stato magari per le due corazzate presenti in questo campionato come Ancona e Senigallia, quella porchetta oggi rappresenterebbe il pranzo degli dèi. Ma la speranza è l'ultima a morire. L'importante è convincersi a salire su quel treno che porta verso nuovi orizzonti. Guai a perderlo.